E adesso per Genoa Rami, tutti e 34:07 minuti di Purple Sunshine. O comunque qua siamo usciti dalla galera, cioè, nel senso, la galera l'ho vista 5 minuti, va bene Mario fuori, ma io anche Mario dentro, mi hai ucciso. Oh mio Dio, questo è stato drammatico, almeno non hanno scoperto le ragazze, preferisco vedere Cicciola morto che una ragazza scoperta, porco Dio, oh mio Dio, oh mio Dio. E non di certo perché sono femminista, anzi, anzi, forse perché sono così tanto misogino, che sono così geloso, che quando sento parlare di una donna stuprata sono tipo, potrebbe essere la mia. Che cringe. Comunque sì, beh, lima un po' di machismo e patriarcato dalle tue battute e potrei diventare un tuo fan. Fino a quel momento non posso. Perché, vabbè, cioè, alcune robe sono delle merdate. E niente, è una riflessione. Comunque dai anche insegnamenti importanti, come non tutte le ciccione che sono in carcere sono delle prostitute. Però sì, stronzate a parte, lima un po' di machismo e forse diventerò un tuo fan e non solo un tuo consulente. Ma fino a quel momento, Brando, non ci siamo. E comunque, bro, penso che sia l'unico modo in cui puoi rendere interessante ai miei occhi quella serie. Quindi se continui a vederla, io continuerò a vedermela con te. Benissimo il 2 per, bellissimo il tuo commento nervoso sotto. E io ci sono, io ti guardo, sono intrattenuto da te. E niente. Ma ho finito adesso tutto il video. Ci voglio bere una birra oggi, vecchio. Tanto te guardi WhatsApp dopo le 18, no? Pezzo di merda. Vabbè, se dopo le 18 vuoi berti una birra, fammi sapere. Minchia, stavolta ho guardato WhatsApp alle 10, quindi bello vecchio. Grazie per il feedback, apprezzato moltissimo. Meno machismo. Sì, ok. Comunque non credo di aver detto nulla. Secondo me, no, perché ho notato che certa gente ha frainteso quando ho detto la cosa dello stupro, che sono contro lo stupro perché sono forse troppo misogino. Perché sono geloso che vorrei essere. No, che dico, cazzo, quella potrebbe essere la mia donna. La mia donna, non potrei essere io a stuprarla. Cioè, l'ho detto questo, eh. No, vorrei. Cioè, perché non vorrei che si fraintenda, perché nel caso quello sarebbe veramente grave. Però comunque è detto, quindi nel senso se anche si fraintende comunque non si può dire niente perché cioè, le mie parole sono quelle giuste, quindi vaffanculo. E niente, ho fatto la seconda puntata sperando che la Rai non me lo butti giù, continuerò con questa cosa, la prossima puntata sarà croppata, sempre per evitare cazzi con la Rai e anche perché in realtà c'è cioè, già la seconda puntata, forse era perché ero meno cioè con la prima, a parte che la prima puntata ero caldissimo a prescindere, ma poi la seconda volta l'ho fatto la reaction dopo essere tornato da casa di Monte ed essermi bevuto una birretta, ero stanco e quindi cioè nel senso non ero non ho dato il 100%. Però sì, dovrebbe essere otta anche quella e spero che ti piaccia, mi darai il tuo feedback, mi dirai se ti piace, mi dirai se diventerai il mio fan. Ottimo, mi fa piacere, mi piace questa cosa delle reaction. Non ho ancora guardato YouTube da quel momento perché di nuovo, cioè, sono un crack proprio incurabile, cioè incurabile. Quindi ora mi sono posto un altro, l'ennesimo paletto che a parte non aprire le app fino alle 6. Non aprire YouTube fino a che non pubblico un altro video e a quel punto rispondere a tutte le notifiche, posso guardare tutte le cose, le analytics, le cazzate, farmi le seghe sui miei stats e poi però di nuovo non posso riaprirlo fino a che non ne pubblico un altro perché sennò sono vero, cioè è una roba veramente una guerra contro me stesso, è devastante, devastante Nick, cioè non so veramente che cazzo fare, soffro di clout chasismo. Non posso fare a meno di
di succhiare il cazzo del clout, però vabbè, ci sto provando a curare la mia omosessualità, ecco, del clout e niente, quindi così. E va bene, ci sentiamo. Oh, quando vuoi prendere una birra e non mi vuoi tirare il pacco, ci sono, nel senso, cioè. E non per mandarti un altro audio dopo averti mandato un audio di 3 minuti, però io e P stasera ci siamo divertiti un botto vecchio, abbiamo bevuto del vino, poi sono arrivati il Burzemi, un sacco di risate, ma così tante che non ti dico. E niente, cioè proprio wow, cioè altro che reaction. Poi scusa, ultimissima cosa, cioè te adesso sei guardato tutto serenamente e non, cioè ovviamente magari influenzato dal fatto che sono io e tutto quel cazzo che ti pare, però hai avuto una sensazione che fosse abbastanza, cioè, guardabile. Poi ovviamente c'è la serie sotto, quindi quello sicuramente se non intrattiene l'una cosa, intrattiene l'altra, però è già una buona cosa. Scusa, fermo il tuo primo audio da 3 minuti a, non lo so, poco meno di 1 minuto. No, bro, cioè, nel senso, sì, effettivamente, tra l'altro, ascoltatore un po' superficiale potrebbe pensare che tu stia dicendo che ho degli stupri perché sei geloso e vorresti essere tu al posto dello stupratore. Io non avevo inteso questo, anche perché quello sarebbe stato veramente, cioè, creepy, altro che cringe, proprio creepy. E, non avevo neanche inteso la cosa come dire, sono geloso del fatto che potrebbe essere la mia ragazza e quindi avrei una ragazza e invece non ce l'ho. Io avevo sentito qualcosa un po' di geloso, cioè io avevo capito qualcosa del tipo sono geloso perché appunto vorrei che quella fosse la mia donna. Proprio al di là di questo, cioè, è comunque estremamente macista, bro. Cioè, nel senso, se dici non mi piacciono le scene di stupro perché sono troppo misogino e troppo maschilista e quindi vorrei che quella fosse la mia donna. Beh, bro, cioè, senza fare particolarmente raffinati gli intellettuali, è abbastanza un'oggettificazione della donna. Quindi sì, cioè, come dire, anche non avevo pensato che volessi essere tu lo stupratore, ci mancherebbe anche. Però, bro, cioè, quella roba sicuramente forse quella più spinta e che più mi ha fatto, probabilmente quando ti ho inviato quell'audio, sì, pensavo proprio quella. Anzi, forse effettivamente ti ho anche detto, tipo per fortuna, che al minuto 21 e 20, che penso, adesso non mi ricordo, penso fosse quella scena. Però sì, al di là di quello, bro, cioè, ma al di là di questa puntata, cioè, io ho capito, faccio fatica a dire sono un tuo fan, non so se potrò mai dirlo, cioè, per adesso non riesco a dirlo, perché bro, comunque tu, nel tuo linguaggio, nei tuoi codici, nelle cose, trasuda un po' di, cioè, un po' di, non voglio usare paroloni, però alla fine, cioè, uso le parole con cui si dibatte di questi temi, e beh, trasudi abbastanza patriarcato, cioè comunque vecchio, te c'hai cioè, il tuo bel privilegio di uomo bianco e un bianco non c'entra un cazzo, c'hai cioè, il tuo bel privilegio di uomo e si vede, cioè, si vede e non si percepisce neanche contemporaneamente una grande consapevolezza di questo privilegio, quindi cioè, passi per abbastanza macista, abbastanza. Poi, cioè, nel senso, ovviamente è una cosa che ha mille sfumature, ha mille cose, cioè, sicuramente, cioè, non so come dire, non condividerò mai un tuo video di quelli che hai fatto uscire fino adesso sulla mia bacheca, a parte quelli magari più demenziali, perché comunque, bro, cioè, ti ascrivi in un codice che sono in un immaginario che è molto lontano dalla mia sensibilità. Questo, cioè, è nel senso, e io riesco a dirti comunque che mi fai ridere, che mi piaci così, da qui a supportare la tua, cioè, bro, se non fossi te e non ti conoscessi molto bene, la tua roba non la supporterei in nessun modo, proprio in nessun modo. E secondo me
Poi hai ampi margini di miglioramento in quella, diciamo, in quella cosa. Poi adesso lo smetto che sono a 4 minuti di audio. Continuo ad ascoltare. Sì, io sono riuscito. Sì, sono d'accordissimo che o intrattenevi tu o intratteneva la serie, che tra l'altro è una serie leggerina, così ci stava. Non ho idea di come sia la serie. Però ti dico, no, non ho avuto grandi disagi, un po' appunto ero preso dalla serie, un po' ero gasato da te, ero gasato anche, no, dal fatto che tu conoscessi una delle attrici. Cioè, secondo me è un bel concept, è figo comunque, no, che il commentary di una persona che lo incentra anche su il fatto che conosce una di quelle persone, quindi fa il tifo per lei come attrice, cioè era figo, era figo. E ti dico, io me lo sono guardato abbastanza sereno, poi non c'era una sega da fare, nel senso, e c'è sempre un po' il bias che ti conosco, sei mio amico e seguo le tue robe. Dopodiché, secondo me, ci sta, ci sta. E tra l'altro è meglio le reaction così vecchio, piuttosto che 10 minuti di reaction con delle reaction super, come dire, finte, verso, che fanno cagare, che fanno cagare, bro, cioè. Vaffanculo. Secondo me il tema, però ho capito, tu sei un po', no? Un eternauta di YouTube, quindi le reaction su YouTube sono una cosa, ci sta che Brando faccia la sua interpretazione della reaction e quindi fa una reaction che però dura 34 minuti di una serie Rai vecchio in cui recita una sua amica. Cioè, come sempre, bro, concettualmente tu ce l'hai di brutto, cioè, le tue scelte artistiche mi piacciono un sacco. Sulla realizzazione, poi ovvio si può sempre migliorare, però me lo sono guardati volentieri quei 30 minuti. Giusto perché mentre te lo dicevo mi è venuto in mente, cioè, però, anche nel. Non voglio cagarti il cazzo, però, bro, visto che il tema l'abbiamo tirato fuori, c'è anche capito nel come parlavi di questa tua amica. Bro, cioè, anche lì. Non lo so, non lo so, bro. Cioè che non voglio fare due pesi, due misure, però alla fine anche due pesi, due misure. Cioè, bro, se stessimo parlando io e te, capito, sarebbe anche un conto. Ma tra l'altro, bro, cioè, quando parliamo io e te, cioè, probabilmente dal vivo te spingi anche ancora di più su certi temi. Su internet un po' ti contieni, mi viene da dire anche giustamente. Però, bro, cioè, su internet tu stai comunque esponendo la tua idea a tantissime persone e comunque il tuo esporre vuol dire sostenerla. Perché, cioè, non prendiamoci per il culo, capito? Come il solito discorso degli Arcade Boys con il banner, questa è satira, noi. Cioè, bro, tu comunque stai dicendo la tua cosa, in un modo o nell'altro, in maniera diretta o indiretta la stai dicendo. E ti dico, secondo me, tu. Nel tuo modo di fare un po' rischi di spingere cose sbagliate. Secondo me, poi, bro, cioè, mi rendo conto che magari la mia sensibilità sul tema sia più alta di quelli degli altri, però, insomma, secondo me, insomma, ti do il mio feedback fino in fondo, non ti faccio particolari sconti, ecco. Ti do un bacio. Ah, è vero, ti chiedo scusa per il pacco di oggi di nuovo, non è assolutamente mia abitudine farlo e te lo dico perché non usciamo insieme io e te da, boh, penso 5 anni e non succederà più, però oggi te l'avevo detto, era un po' in forse perché Ruscio non lo vedevo da, boh, tipo mesi quindi, insomma, ci tenevo. Ciao. Non ti preoccupare, figurati del pacco, ma quando parlavo della mia amica non mi pare di aver detto nulla di che. Dimmi esattamente quali punti, di cosa, a cosa stai pensando, a che riferimenti stai facendo, perché cioè, neanche lei mi ha detto qualcosa, però lei. Cioè, nel senso, ha probabilmente è meno sensibile a questi argomenti, cioè, stranamente, cioè, non paradossalmente, però è meno sensibile a questi argomenti di quanto non lo sia tu. Probabilmente, anzi, ne sono quasi sicuro. Quindi dimmi un pochino, a cosa ti stai riferendo.
poi l'ultima cosa, vedo che non hai ascoltato il mio audio. Ok. Mossa abbastanza, come dire, arrogante. E sempre riguardo a quella battuta dello stupro, le cose non le cose, secondo me non hai capito di nuovo quello che stavo per dire, quindi te lo spiego bene. La cosa che stavo dicendo era che mi metto a cringiare nel momento in cui stanno per stuprare la ragazza. E poi per non far pensare, cioè perché la cosa che giustifichi, con cui certi misogini si giustificano di essere misogini, è che lo stupro li fa cringiare. Ma il fatto, la cosa che sottolineo io con questa battuta è che in realtà il misogino non cringia perché è un femminista, ma cringia perché è geloso. Geloso in un senso molto inconscio e molto complicato, però appunto lo fa cringiare, sì, in una maniera comunque misogena, non a supporto delle donne. E in quel caso lì, dato che mi stavo mettendo nei piedi, nei panni di un misogino, facendo finta di esserlo, stavo sottolineando questa cosa qua. So che è impossibile da capire, però questo era il mio messaggio. E quindi, detto ciò, voglio sentire la tua risposta a questo mio messaggio. Poi, a prescindere da quello che se ne capisce, che ovviamente da una lettura, oltre sia da una lettura, ok, da una lettura distratta, proprio non si capisce un cazzo, ma pure da una lettura attenta non si capisce. Quindi è sbagliato a prescindere perché appunto è sull'internet e proprio dà il messaggio completamente, cioè nel senso non è mai una cosa corretta dare carne al fuoco, credo che si dica agli ignoranti per dire ah sì, anche lui sta dalla nostra parte, perché no? E niente, sì, tutto qua. Niente, non tutto qua e niente, quindi considerate queste cose. Considerate il coso che è sbagliato a prescindere da metterlo su internet, voglio sentire il tuo parere riguardo alla cosa che ho appena detto. Capito? Quindi riguardo al significato che gli attribuisco io. Scusami, bro, stavo facendo due chiacchiere con... Cioè, adesso ascolto tutto, ti do tutti i feedback che vuoi. Intanto sono onorato del... No, sembra stronzato, ma sono onorato di... Finendo di sentire il tuo primo audio da 48 secondi, sono onorato insomma, che tu mi richieda con così tanta passione un feedback. Proseguo l'ascolto. Però stavo parlando per 2 minuti al nulla perché quando ho switchato pagina su YouTube, per sentire esattamente le parole che hai usato, mi si è interrotto l'audio. Adesso trovo il modo di farlo perché secondo me rende molto bene, quindi aspetta. Ok, eccomi. Allora. Ok, tu dici preferisco il ciccione morto che una ragazza stuprata. Ok? Oh mio Dio, mio Dio. E non di certo perché sono femminista, ma anzi, forse perché sono così tanto misogino, che sono così geloso, che quando sento parlare di una donna stuprata sono tipo la mia, e penso che tu abbia detto tipo potrebbe essere la mia, qualcosa del genere, non si capisce bene. Comunque, queste sono esattamente le parole che hai usato. E cioè, la cosa importante però è che tu esordisci dicendo forse, no? Quindi, secondo me, bro, è palese che non è, cioè che tu stai facendo una tua riflessione. Ok, stai parlando di te stesso. Tu dici forse, cioè pensando a me stesso, forse sono talmente misogino, quindi capito. Ti dico, se tu stavi rappresentando, mettendoti nei panni di una persona misogina,
comunicata malissimo, bro. Cioè, sembra veramente che sia una tua opinione, ma ti dirò, secondo me, qui tu stai esprimendo una tua opinione. Cioè, secondo me il brando che registrava questa cosa non stava impersonando una persona misogena. Se non l'avessi detto forse, cioè, però, stavi cercando di fare proprio l'analisi più profonda che posso fare, bro. Tu stavi riflettendo sul tema di testa tua, non stavi interpretando qualcosa. E tu dici, bro, cioè, forse sono talmente misogino che quando vedo sono. Adesso di nuovo le parole, te le ho dette prima, comunque. Sono geloso, no? E penso potrebbe essere la mia. E bro, cioè, nel senso. Questa è sicuramente un modo di interpretare lo stupro estremamente misogino, estremamente macista, patriarcale. Perdonami se uso queste parole un po' altisonanti, perché appunto, bro, cioè, tu non stai, come dire, dicendo mi fa schifo perché mi fa schifo. Tu stai dicendo mi fa schifo perché se la riporto alla mia visione di maschio, cioè, capito, c'è un continuo a riportare la visione dell'uomo, quindi il cazzo di uomo al centro, il cazzo al centro, cioè, capito, se fosse la mia donna. Cioè, penso, se fosse la mia, sono talmente geloso che se fosse la mia, cioè, e questo, però, secondo me, è super. Cioè, non so come dirti, non è il mio interesse dare un giudizio, ok? A te, non è proprio quello che mi interessa. Ti dico, appunto, sto facendo questo laboratorio. Ed è super figo, ed è super interessante, e io sono straconvinto che anche il dare un giudizio ed essere giudicanti quando si parla di questa cosa è abbastanza un retaggio macista. Perché però l'uomo nella nostra società è quello che deve dare un giudizio, è quello che deve dire giusto o sbagliato, e quindi secondo me, cioè, non voglio che passi che io ti sto giudicando e ti sto dicendo che cosa è giusto, che cosa no, perché farlo sarebbe una cosa super macista, secondo me. Poi questa è una riflessione mia. Magari sbagliata. Quindi non è questo il mio obiettivo, però ti dico, parole di questo tipo lo sono, secondo me, a molti livelli, cioè sono maciste a molti livelli, perché appunto c'è una centralità della tua percezione di uomo e della percezione della tua eventuale tipa come qualcosa, no? Che, cioè, oh mio Dio, non sarei in grado di difenderla se fossi in quella situazione, lei è la mia donna. E bro, cioè. A un livello così profondo ti dico, no, mi viene da dire, non lo condivido perché appunto mostra una tua interiorizzazione che tu è tua come di qualunque persona vissuta negli ultimi secoli di storia su questo pianeta, perché siamo tutti figli del patriarcato, quindi tutti ce l'abbiamo dentro, ce l'ho io, ce l'hanno le donne. Anche questa cosa è super interessante che tu l'abbia detta, vecchio, cioè, perché anche questo secondo me è un ragionamento super giusto e secondo me tu ci sei, già ci sei perché appunto lo dici, quindi è una cosa che condividi anche te, bro. Anche le donne possono essere maciste, alla grande, vecchio, che possono esserlo, alla grandissima. Cioè, il fatto che la tua amica, è come l'hai detto, l'hai spiegata molto bene, bro, cioè, la tua amica probabilmente non ha una sensibilità particolarmente sviluppata in questo, e di nuovo. Non sono qui per giudicare la tua amica, non sono qui per giudicare te, però è così, capito? Perché siamo tutti nati e cresciuti nel patriarcato. Però, bro, di nuovo, visto che mi hai chiesto anche, no, per quanto riguarda la tua amica, sì, bro, non è che dici delle bestialità sulla tua amica o dici no, però, vecchio, ne parli in più di un'occasione come, appunto, di una tipa figa, lo so che vi. Quanto vi piace, anche la descrizione sotto al video, ti prego dimmi quanto ci sei sotto per Purple Sunshine. Cioè, in questo video appare, in questo primo episodio quante volte appare? 2 volte senza dire assolutamente niente? Quindi, cioè, vabbè, adesso in realtà bella, non è che l'apprezzamento dell'estetica di una ragazza è necessariamente macista, ok? Però, sono un insieme di cose, un insieme di piccoli puntini che uniti, secondo me, fanno emergere un po' una visione della donna abbastanza oggettificata. Poi ripeto, bro, come ti ho detto, cioè,
Che per il maschio italiano medio queste cose siano più che ok e che quindi potresti arrivare ad avere tutte le views che vuoi e nessuno ti tematizzerebbe queste cose se non i puzzoni dei centri sociali? Sì, assolutamente. Però visto che anche da quello che mi dici e mi chiedi, sei, penso ci sia un tuo interesse a fare determinati ragionamenti. E al di là del, appunto, del quanto siano vendibili o non vendibili o accettabili o non accettabili dal pubblico, questa è la mia opinione. Però scusa, a quanto pare quando ho switchato pagina non solo mi ha interrotto l'audio, ma me l'ha proprio cancellato. Stavo dicendo che sono super carico di fare questo discorso e se vuoi farlo in maniera più approfondita, davanti a una birra oppure in una chiamata, in una videochiamata, lo faccio super volentieri. E ti dicevo in quel primo pezzo dell'audio che sto anche frequentando appunto questo laboratorio fatto alla BA da compagni maschi per compagni maschi, cioè solo per persone, compagni maschi, ma anche persone amiche così. Però diciamo non è. Compagni maschi, cioè solo per persone, compagni maschi, ma anche persone amiche così. Però diciamo non è una cosa pubblica, non è sponsorizzata sulla pagina Facebook di Labà, però è un laboratorio super interessante a cui ho partecipato a 3 incontri, ragionamenti molto interessanti e quindi sono super caldo sul tema e ho super voglia di parlarne e quindi se vuoi, quando vuoi. Ok, sono al minuto 2, non ho finito di ascoltare e sì, hai ragione, non è, no, non mi ricordavo esattamente come l'avevo posta, ma sì, è un'autoanalisi, cioè nel senso sto effettivamente parlando di me stesso, però il fatto che secondo me mi giustifica e non voglio fare il paraculo, cioè non odio usare la parola giustifica perché sembra da paraculo, però il coso che, cioè la cosa che dà, che rende il tutto non misogino, a parere mio, è il fatto che la mia è un'autocritica, un'analisi del mio inconscio, di nuovo, mi dispiace usare parole, provare a fare il filosofo, lo psicologo di sto cazzo, però un'analisi del mio inconscio, quindi naturalmente misogino in quanto sono uomo, perché come ogni persona ritengo di essere comunque essere cresciuto in un ambiente che è quello che stiamo combattendo o che stanno combattendo. O che cazzo ne so, che sì, che stiamo combattendo, che è quello patriarcale, e quindi il mio inconscio non cringia perché nessuna persona dovrebbe essere stuprata, ma perché inconsciamente penso che io magari mi sento il protettore, ma neanche. Non lo so esattamente, non saprei esattamente dire, però comunque il mio cringiare, chiamalo come cazzo ti pare, non deriva appunto da un istinto giusto, un istinto civile, ma al contrario deriva da un istinto animale, bastardo e vigliacco. O vigliacco, non lo so, comunque hai capito. E di nuovo questa cosa dell'autocritica viene sottolineata dalla parola appunto forse, cioè perché io sono lì che in quel momento stavo cercando di analizzare me stesso dicendo guarda che, cioè guardandomi allo specchio, guarda che non sei mica una brava persona, in realtà sei solo ancora più figlio di puttana di quanto non lo saresti se dicessi che, vabbè, non che sei d'accordo con lo stupro, però nel senso non sei comunque giustificato, cioè il fatto di dire che lo stupro ti fa cringere non ti rende una brava persona perché sei comunque istintivamente un figlio di puttana bastardo che
assoggetta le donne e le rende oggetti. Sì, molto volentieri. Se vuoi anche domani possiamo fare due balotte, magari sempre dopo dalle 5 in poi o qualcosa del genere. E o anche dopo cena, io ceno presto domani perché sono da mia madre. La cosa del giudicare, non voglio aprire questo argomento perché ne possiamo parlare un'altra volta, però non c'è, cioè, nel senso, giudicare è una di quelle cose che, cioè, nel senso, puoi dire di non farlo, però cioè, nel senso, è inevitabile. È come, cioè, come respiri, giudichi tutto quello che vedi, tutto quello che fa ogni persona. E quindi non trovo che sia una cosa macista. Semmai aggredire può essere l'approccio sbagliato. Cioè, giudicare è normale, però poi devi approcciare la cosa in maniera razionale, non emotiva, e quindi parlarne in maniera normale, senza aggredire come fanno poi molte femministe o molte persone prese da questi argomenti attuali che ti aggrediscono appena sentono la parola sbagliata, no? Senza aprire un dialogo, e il che respinge semplicemente le persone che non sono convinte e invece abbraccia, cioè nel senso fa entrare persone indecise che sono semplicemente succube di l'ennesima dittatura, cioè non vogliono cazzi e quindi dicono sì, ok, dimmi cosa devo fare, lo faccio, bella, ciao. Ok, ho ascoltato soltanto il tuo audio da 2 minuti, mi manca ancora l'ultimo che mi hai inviato da 52. Esatto, bro, cioè ci sei di brutto, porco Dio. Cioè, ci sei. Il tuo ragionamento fila da Dio. Però, bro, cioè, questa analisi che fai in quest'audio da 2 minuti e un po' è un'analisi super deep, vecchio, e non passa per niente in quel video. È un'analisi che, per dirti, mi torna, cioè adesso che tu me la spieghi con queste parole, mi torna, perché effettivamente il tuo tono di voce è un tono di, come dire, è il tono di una persona che dice: io cringio e so in questo modo per questi motivi e so che sono i motivi sbagliati. Quindi io credo pienamente a quello che mi hai detto, ok? Ma capisci che, cioè, io ci riesco a credere perché ti conosco, perché tu mi hai mandato questi 2 minuti di audio, perché mi riascolto la voce con cui dici, e la voce con cui lo dici mi convince della tua spiegazione di questi 2 minuti di audio. Cioè, capito, tu vuoi essere super d'impatto, super easy e così, però su alcuni temi, bro, se vai così easy e così, cioè, non so come dirti. Tu non vuoi appesantire la gente, costringerle magari ad avere un livello di riflessione troppo alto, ok? Però capisci che per non fraintenderti, per capire questo senso, quello che hai espresso non è assolutamente sufficiente. Cioè, neanche per sbaglio, però, dalle parole che hai usato, dal tono, cioè. Cioè, questo discorso, però, mi convince che tu non sei una persona, diciamo, più macista di tante altre, o forse più, cioè, non sei una persona, ripeto, non è il mio interesse dare le patenti di chi è macista, chi non lo è, però, nel senso, capito, questo cioè, mi fa molto piacere sentirti fare discorsi di questo tipo. Perché ecco, un discorso di questo tipo suona molto. Tra l'altro, hai anticipato cose che poi ti avrei detto più avanti nell'audio che non avevi ancora ascoltato. Quindi, top, vecchio. Però capisci che dai tuoi lavori questo non emerge. E sempre per parlare dell'esperienza del lab antipatriarcato, vecchio, cioè, una cosa che è venuta fuori, no? È la complicità macista. Cioè, la complicità, no? Il darsi di gomito su cose da uomini, da maschi. E questa cosa che, una riflessione interessante che era venuta fuori era che perché lo facciamo? Lo facciamo anche per un bisogno di approvazione dal gruppo, ma anche dalla società, perché alla fine è una società patriarcale, e però è una roba così talmente presente nella nostra società che è uno dei
Cioè, tu quando arrivi in un gruppo nuovo di maschi che non conosci, bro, uno dei primi strumenti che puoi decidere di utilizzare, proprio per come è fatta la nostra società adesso, è appunto fare la battuta un po' sessista, perché è bella. Questa solidarietà tra maschi tendenzialmente la trovi ovunque. O meglio, questa solidarietà tra macisti, ok? Mettiamoci in mezzo anche le donne. Cioè, ed è proprio questo il pericolo, capito? Cioè, che tu mascheri in una ricerca di approvazione, mascheri e nascondi una riflessione come quella che mi hai appena fatto in questi 2 minuti di audio, proprio perché è più facile trovare il consenso dando un po' di gomito così, no? Facendo un po' cioè, è complesso, bro, eh? Poi ad audio è ancora più difficile, però capito cosa voglio dire, cioè. È che è un livello che a livello superficiale è talmente presente che o spingi l'analisi abbastanza in là, oppure una roba di questo tipo viene per forza ricondotta all'ambito patriarcale, macista. Cioè, per forza. Io vedo un brando dire quella cosa, la unisco ad altri puntini, no? Un po' sparsi in giro al suo linguaggio così. E bro, cioè, e io, Niccolò, penso, Brando comunque, sì, è figlio come me del macismo, però lo esprime anche, e del patriarcato, però lo ripropone molto più di me. Cioè, lo ripropone abbastanza, ok? Ed è un peccato, soprattutto se poi a margine in realtà sei in grado di fare discorsi di questo tipo, che sono discorsi di una persona parecchio decostruita. Ok, decostruita nel senso buono, cioè decostruita di questi schemi patriarcali e così. Cioè, sulla Comedy Police secondo me ci riuscivi molto bene, no? A scherzare su gli schemi del politicamente corretto e robe così, su temi come può essere il macismo. Rischi di scivolarci, ma non tanto perché appunto perché non li affronti, ma li vivi. Più come ti comporti che le cose che dici specifiche sul tema, perché sul tema non dici niente. Poi, vabbè, riguardo ai commenti sulla mia amica, io oggettifico le persone, ma a prescindere dal sesso, penso che questa cosa mi... No, penso che sia normale, ma penso tra l'altro che il termine oggettificare una donna o una persona in generale sia sbagliato, cioè nel senso è una cosa abbastanza intrinseca nella nostra natura e va capita e approcciata nella maniera giusta e razionale, conoscendone la natura, non semplicemente cercando di sopprimerla, facendo finta che non esiste, facendo finta che ce l'hanno solamente le persone cattive, perché oggettificare le persone, quindi valutarle in base alla loro apparenza, perché ancora ad oggi mi risulta poco chiaro questo termine di oggettificare, viene usato molto, ma da quanto mi sembra di aver capito, poi in maniera abbastanza... Cioè, non solo quello, però principalmente il giudicare in base all'aspetto fisico e non alla soggettività di una persona, non a quello che pensa, non a che secondo me non è sbagliato, perché esiste anche l'aspetto fisico e in quanto esseri umani che giudicano e guardano e fanno come giudico qualunque cosa, io mi ritengo libero di giudicare l'aspetto fisico di una persona. Poi spetta a una persona cioè nel senso una persona di basso livello, se vogliamo,
basa tutta la sua vita su quello. Ok, una persona di un altro con una sensibilità diversa non si baserà solamente su quello. E io nel fare le battute su questi temi qua faccio qua invece faccio la parte del marpione qua senza forza, cioè non nel senso senza forzature, qua non è un'autocritica, perché queste sono tutte cose che io sto dicendo con un tono e con niente, tutte delle circostanze che lo rendono forzato e quindi non così chiaramente forse, però sarcastico. Perché sì, appunto dal tono si capisce che non sono così, e questo lo so perché io semplicemente non sono mai stato quel tipo di persona lì, che fa le battute sulle tipe, che le giudica, che le guarda, non perché sono una brava persona, ma semplicemente perché appunto ho una sensibilità abbastanza fine, per cui sono timido. Non mi sento sempre in imbarazzo anche solo a guardare una tipa, anche se magari non sembra, e quindi sì, non sono io, e quindi se lo faccio è semplicemente per gioco. E spesso lo faccio anche con la Rihanna, non su di lei, ma tipo io e lei siamo sempre lì a giudicare, a dire tipo, oh, guarda che figo questo, che figa quella, però è molto fluida come cosa, non è un oggettificare le donne, ma oggettificare le persone e per gioco, quindi penso che la cosa sia cioè, in maniera abbastanza superficiale, sempre in considerazione di chi abbiamo davanti, con chi lo stiamo facendo, eccetera. Ok, ascoltato l'audio da 52 secondi, risottoscrivo quello che ti ho detto prima, quello da quasi 6 minuti, perdonami. E di nuovo, vecchio, cioè, è peso il fatto che tu sia in grado di fare riflessioni così pese, è peso il fatto che effettivamente si possono, cioè, se me lo spieghi, effettivamente lo sono in grado di evincerlo dal video, però appunto ci riesco soltanto perché tu mi invii questi 3 minuti, se no però non ci sarei mai riuscito. E voglio dire, con anche l'arroganza di considerarmi una persona sensibile, capace di ascoltare, capace di leggere tra le righe, però senza questi 3 minuti non ce l'avrei mai fatto. Scusami, non ho ancora finito l'audio da 1 minuto e 50. Ci stanno pure adesso l'argomento. Il mio però non è un punto sul non giudicare, perché tutti giudicano. E lo facciamo continuamente, ed è umano ed è normale. No, il mio è un non essere giudicante quando si comunica con una persona per fargli notare qualcosa, in particolare se si sta parlando di macismo. Essere giudicante vuol dire, capito, che ti devo spiegare, cioè che ti devo dire no, tu stai sbagliando e io ho ragione, e quello che dici è sbagliato, quello che dici è sbagliato. Cioè è più una critica ai metodi con cui si comunica con una persona che secondo te ha torto. Essere giudicante vuol dire che io mi arrogo, cioè cerco di, come dire, schiacciarti con il mio giudizio, scegliendo un linguaggio, delle parole, un'intonazione atta a quell'obiettivo. Il mio non è un problema con chi giudica, il mio problema è con chi, perché tutti giudichiamo, ripeto, ma è un problema nel come una volta che tu hai un giudizio, ok? E non la pensi come quella persona, tu provi a correggerla essendo giudicante, ovvero dicendogli no, bro, non hai capito un cazzo, allora vedi che sei uno sporco macista, figlio del patriarcato, quello secondo me è estremamente macista perché appunto. Perché è il ruolo dell'uomo, quello di essere forte, di imporre la sua visione e di dire cosa è giusto, cosa è sbagliato, e se tu sbagli te lo devo far notare in maniera anche un po' aggressiva, in maniera anche un po', capito, che non devi poter rispondere perché ti ho annientato con le parole. Come giustamente hai appena detto nei secondi successivi che sto ascoltando, come respiri giudichi.
penso solo o di essermi spiegato male o tu, che tu abbia frainteso. Bando, mi fai emozionare, cioè, adesso ho ascoltato anche i secondi successivi e stai iniziando a parlare di che forse hai sbagliato aggredire, quindi penso stai andando a parlare sul mio stesso concetto. Mi scende la lacrimuccia l'occhio. Esatto, bro, dannatamente on point. Quello che tu chiami aggredire, io lo chiamo atteggiamento giudicante, quindi un po' anche prevaricativo, no? Che appena sbagli ti dico, stai sbagliando perché hai usato questa parola, stai sbagliando perché la pensi così, capito? E arrivo a costruire tutta una serie di, cioè, di giudizi, ma appunto anche basati su mie speculazioni, in quel senso essere giudicanti. Assolutamente d'accordo, respinge chi non è d'accordo e chi è indeciso entra, ma entra per stare alle regole che alla fine sono le stesse regole del patriarcato, della figura forte, dell'uomo che prende le decisioni. Procedo con la polpetta da 4 minuti e 19. Ok, finito di ascoltare il primo audio, qua sarà una guerra di audio devastante, non so come cazzo faremo a chiudere questo discorso, non... è un casino. Vabbè, fatto sta che sì, non è corretto usare o affrontare questi, cioè nel senso scherzare così superficialmente, anche in maniera intelligente con il mondo a caso, perché è troppo facilmente fraintendibile. Trovo che sia comunque che si possa scherzare su queste cose con persone che capiscono che stai scherzando su queste cose, però appunto sì, cioè devono essere rese chiare, sono d'accordo. Cioè già se ci fosse un video di spiegazione o comunque un qualche modo, un qualche cosa che dichiara chiaramente quali sono i punti, quali sono i temi, di che cazzo sto parlando, cioè che fa capire che so di cosa sto parlando e fa capire la mia posizione all'interno di questo mondo, sarebbe un altro discorso. Con la Comedy Police riesce molto più facile, ma per un motivo, perché con i cartoni animati tu crei degli archetipi e prendi le parole, prendi le battute e gliele metti dentro e quindi è molto più facile per una persona dire: ah, guarda cosa ha detto il macista, guarda cosa ha detto la femminista. E non è un io che bam 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 da un secondo all'altro passo a imitare il macista, poi passo a fare un'autopsicoanalisi, poi passo a imitare la femminista, poi eccetera eccetera, che per una persona che non riesce a stare al passo, che anche perché semplicemente non mi conosce, lo confonde, cioè lo fa, gli fa fraintendere tutto il mio messaggio. E niente, ok, quindi ora ascoltate. Ah no, e un'altra cosa che ci tengo a sottolineare, il coso del gomitino non è da me, è anche quella un'altra cosa che mi fa cringiare come i pazzi, a prescindere, ma da sempre, perché... ma appunto, come dicevo in un altro audio, sono una persona timida, non so se ci sei ancora arrivato, comunque quando ci arriverai, sono una persona timida, non sono un macista, sono sensibile, un po' effeminato sin da piccolo, quindi nel senso non sono cose che mi... cioè sono cose che quando la gente mi fa ste battute, tipo faccio un sorrisino un po' imbarazzato, guardo per terra e poi distolgo lo sguardo perché mi mette in imbarazzo. E niente, queste battute qua non le faccio per avere l'approvazione di queste persone qua. Se stessi pensando all'approvazione del pubblico, eviterei a prescindere l'argomento perché so che sono argomenti delicati che se si evitano, banalmente puoi avere l'approvazione di tutti, femministe, non femministe, maschilisti, non maschilisti. Cioè, nel senso, non c'è bisogno di approcciarli, cioè, perché non è che ti danno più... interesse dal pubblico, creano solamente sì più caos che per certa gente è un vantaggio perché magari diventi virale perché dici le cazzate di qua e di là, però la realtà è che no, cioè, lo dico perché voglio abbattere dei muri, però per tutti quei discorsi prima ci sono modi e modi per fare queste cose, me ne rendo conto e ci lavorerò. Ok, bello, bello che ci capisci. Fantastico questo scambio di audio.
dove ci capiamo dopo. Smetto di fare audio, questo solo da 10 secondi. Ciao. Ok, ho finito la polpetta da 4:19. Allora, è una riflessione interessante la tua ed è una riflessione su quello che dicevo, no? Sul giudicare l'aspetto esteriore di una persona, esprimere un parere, un giudizio su quello non è necessariamente macista, però penso ci sia insomma, un tuo fraintendere il termine. Oggettificare non è semplice, può darsi, cioè, può manifestarsi anche con prendere in considerazione solo gli aspetti esteriori di una persona. Quello può essere un atteggiamento oggettificante nei confronti di quella persona, ma non è soltanto quello. Cioè, secondo me, ma anche diciamo stando a quello che penso sia il significato di oggettivare. Oggettivare, vecchio, vuol dire depersonalizzare, ok? Cioè, depersonalizzare vuol dire negare lo status di persona in favore di uno status, appunto, più di oggetto. Questo vuol dire che non è il problema di mostrare degli apprezzamenti verso una ragazza, farlo in maniera scherzosa, farlo con un tuo amico, una tua amica, e quello, cioè, per me non è sessista, non è macista, Però, bro, cioè, il fatto, per esempio, che succeda più spesso di parlare di una ragazza in termini appunto di esteriorità piuttosto che di interiorità, rispetto a quanto succeda, per esempio, di fare la stessa cosa per un ragazzo. Il fatto di, appunto, di dire la mia donna piuttosto che il mio uomo, ok? Cioè, secondo me c'è un non equilibrio, una non simmetria in questo depersonalizzare le persone. Appunto, cioè, può essere fatto anche verso gli uomini, sicuramente. Secondo me viene fatto molto di più verso le donne, e tutta una serie di linguaggi, tutta una serie di anche, come dire, pratiche che può essere anche quella di esprimere principalmente rispetto a una ragazza commenti sull'aspetto esteriore. Cioè, è un po' il discorso del capito, non è che si sposa non è sinonimo di superficialità, però, bro, cioè, guarda caso, capito, alla bambina si dice ma quanto sei bella, alla bimba piccola, no? Quando gli devi dire un complimento, un qualcosa. Gli dici, ah, ma quanto sei bella, al ragazzo dici, ah, ma quanto sei intelligente, no? Di una ragazza si parla principalmente delle caratteristiche, no? Cioè, delle caratteristiche un po' più superficiali, un po' più, come dire, un po' meno della persona, un po' di più del ruolo anche, eh? Anche il ruolo, cioè il ruolo della donna nella società è appunto quella di essere un bel figurino, quella di essere, no, provocante, però comunque che sa stare al suo posto, no? Cioè, in questo senso oggettificare, vedila più come un sinonimo di depersonificare. E questa cosa, secondo me, è molto presente nella società e, appunto, esprimere, cioè non equilibrare i commenti che fai a livello comunicativo, perché poi qui diventa molto un discorso comunicativo, appunto, perché parliamo di una tua forma d'arte che poi diventa pubblica. Cioè, a livello comunicativo, se tu le volte che citi questa ragazza nel video, principalmente, fai riferimento al fatto che è fica, cioè non è per forza, però è un po' oggettificante, questo sicuramente. Cioè, mi viene da pensare, l'unica volta in cui parli di un altro attore, ok, che è quando dici io so i gossip su questo tipo, cioè vedi anche come c'è più una tutela, no? So i gossip su questo e non lo dico. Oppure banalmente non c'è un'espressione di un giudizio sul fatto che sia figo, no?
Non c'è. C'è una simmetria, bro. Ed è una simmetria, un'asimmetria che, insomma, che si manifesta. E secondo me si manifesta anche in alcuni tuoi atteggiamenti, tuoi come di chiunque, ok? Cioè, non voglio essere giudicante, perché, per i motivi che ti ho già detto, però si manifesta. Scusami, fermo il tuo audio, diciamo quello un po' lunghetto dopo la polpetta, quando tiri fuori l'idea di un video di spiegazione, ti prego, no, scelta artistica tremenda, vecchio zero, video di spiegazione, molto più semplice ragionare prima e trovare un metodo comunicativo che appunto sia meno fraintendibile, piuttosto che fare gli spiegoni in un altro video, mio Dio, che cringe, mio Dio, ti prego, Brando, no. Questo è soltanto un consiglio stilistico, artistico, di metodo comunicativo. Se poi a fine anno vuoi fare il grande video in cui Brando si svela e spiega, libero di farlo. Secondo me, artisticamente, perdi quella freschezza, perdi un po', no? Cioè, è più figo, che se le cose si evincono dalla tua arte piuttosto che doverla spiegare. Soprattutto perché, bro, non hai un pubblico a cui la devi spiegare, non hai fatto una gaffa a cui devi mettere una pezza, oppure c'è stato un fraintendimento di massa che ti sta mettendo in difficoltà perché veramente tu non volevi comunicare quella cosa, allora lì ci sta a mettere, come dire, no, raga, fermi tutti, cioè, io forse ho sbagliato, ma stavo, quindi zero spiegoni, fanculo, semplicemente raffina le tue tecniche. Riflessione giustissima quella sull'animazione, è proprio vero. Lì diventa molto più facile perché tu crei, l'hai detto benissimo, degli archetipi, diventa molto più, la lettura molto più immediata, molto più, meno fraintendibile. Sì, bro, ma cioè, siamo sulla stessa barca, siamo entrambi due maschi bianchi, etero, comunque abbastanza sensibili, abbastanza introversi con le proprie insicurezze, quindi capisco benissimo, non voleva davvero essere, cioè, non mi interessa giudicarti come persona, anche perché sei un mio amico, se pensassi che hai degli atteggiamenti del cazzo, non, cioè, non lo saresti, quindi bella. Il discorso che faccio è puramente, appunto, nel momento in cui fai arte, nel momento in cui comunichi dei messaggi, è giusto pensarci bene. Tutto qua. Cioè, io lo faccio con le mie canzoni, ci penso molto. Anzi, se vuoi, se ti può fare piacere, te ne giro un paio in cui appunto cerco di comunicare dei messaggi, mettendo un po' anche in campo tutte le cose che magari ti ho detto e boh, se ti può interessare, te le giro e anzi, così mi dai dei feedback. Anzi, anche se non ti va, penso sia doveroso che tu mi dia dei feedback sulla mia arte, visto quanti te ne do sulla tua. Pezzo di merda. Assolutamente. Cioè, capisco quando dici io voglio abbattere dei muri, ma per quei discorsi ci sono sedi opportune e cose. Mi viene da risponderti, però, che qualunque cosa può essere una sede opportuna per farla e quei muri si abbattono proprio trovando in ogni cosa una sede opportuna per cercare di farlo. L'arte, secondo me, è una sede più che opportuna, e per quanto tu voglia farlo in un modo fresco, in un modo diretto, in un modo che non appesantisce così, cioè, vorrei, come dire, anche spronarti a dosare, osare di andare, cioè di misurarti anche con le tue modalità, con la tua sensibilità, con la tua freschezza, con i tuoi modi di farlo, però cioè, di provarci, perché cioè, hai l'intelligenza per farlo e è anche insomma, un discreto estero creativo, quindi coinvolgeresti le persone e niente, cioè, ci sta a farlo. Allora, sicuramente quando parlo, sono al primo audio, quando parlo di Serena, parlo più della sua bellezza di quanto non lo farei di alcuni ragazzi, ma
C'ho un paio di punti a mio favore. Come hai detto tu, lei non appare in quasi tutta la serie e l'unica cosa che fa è fare un sorrisino provocante, il che ho commentato. L'unica altra occasione in cui ho potuto fare un commento sulla sua persona è che è una sadica bastarda, cosa che ci viene suggerita dal fatto che il tipo gli manda un bigliettino con scritto ogni giorno ti stupirò in modo diverso, riferendosi al fatto che ha accoltellato l'altro tipo, e lei ride. E niente, quindi sì, quando ne ho avuto l'occasione ne ho parlato e la cosa dei gossip del tipo, no, cioè nel senso, quello secondo me è un... è che ora siamo un po', cioè sei entrato troppo nell'argomento e ti sembra, ti stai influenzando sta cosa qua, però... In realtà i gossip del tipo sono per dire, e cioè nel senso non è che tutelo i suoi gossip perché è un uomo, tutelo i suoi gossip perché è un attore, perché non mi voglio semplicemente mettere nei cazzi, perché appunto è pubblico e perché so i gossip solo su di lui e non posso mettere nei cazzi neanche menzionare gossip. Quindi, capito, cioè proprio ho evitato anche solo di citare i suoi di gossip, nonostante quelli fossero i suoi gossip, però vabbè. Fermo subito il tuo secondo audio, chiaro che ovvio che no, zero video di spiegazione, ci mancherebbe altro, ma era semplicemente un esempio, grazie, rincomincio. Quando dici non c'ho bisogno di affrontarli perché creano soltanto un caos, così. Sì, sul pubblico sì, però secondo me a livello personale tuo, avere comunque la capacità, cioè, rendere palesi dei tuoi obiettivi ti aiuta molto a livello personale, vecchio, per non viverti il tuo viaggio creativo in solitudine, che è una cosa che magari tu vuoi fare. Però ti dico, per la mia esperienza, a me aiuta tantissimo il fatto, no, di esprimere idee, esprimere concetti su cui ho lavorato per tanto tempo e con delle persone a fianco che la pensavano come me, che mi aiutavano a ragionarci e così. E tra l'altro faccio un inciso e questo, cioè, questo implica, bro, lavorarci, cioè, studiare, che è una cosa che ti ho sempre detto. Cioè, se vuoi abbattere quei muri devi studiare, non c'è un cazzo da fare. Quindi, e se vuoi farlo mantenendoti leggero, mantenendoti, no, satirico, mantenendoti catchy, devi studiare ancora di più perché è ancora più complesso, capito? Cioè, proprio per tutti i discorsi che abbiamo fatto. Zittire qualcuno dicendo che stai zitto, testa di cazzo, sei un macista di merda, è semplicissimo e non serve un cazzo, ok? Abbattere quei muri con dei video come i tuoi è super complesso, così come può esserlo con una musica come la mia. E quindi bisogna studiare un botto, bisogna studiare tecniche di comunicazione, bisogna confrontarsi, un po' sempre per tornare al tema del, secondo me ti aiuterebbe esporti su queste cose, immergerti in questi discorsi, anche a livello personale, come stiamo facendo io e te, perché appunto ti fa sentire anche meno schizzato, meno te contro il mondo, oppure tu da solo e tutto il resto del mondo fuori, insomma. Ok, non so se dirla questa cosa, però cioè, è interessante, no? Un'attrice che appare fa un sorrisino. No, fanculo, no, questo è eccessivo. Niente, te lo mando soltanto per... Mi sto sbagliando. Sono fallibile anch'io alla fine. Stavo per fare tutta un'analisi su come sia oggettificante il fatto che una ragazza viene messa soltanto a fare un sorrisino, ma immagino che poi questa ragazza reciterà in questa serie, quindi... Cadeva un po' il mio ragionamento. Però sì, comunque è pieno, vecchio, di esempi in cui la donna è semplicemente appunto un bel sorriso e delle gambe. Questo è oggettificare, cioè. Adesso l'esempio non era giusto, però insomma, oggettificare questo. Sì, può essere che sia influenzato dalle mie stesse parole. Effettivamente non...
È una cosa molto complessa, è una cosa forse più di vibes, più che di esempi puntuali, ok? Però ti dico, la vibes, cioè la vibe, singolare, la vibe in cui la donna è un oggetto, è qualcosa di molto presente nella nostra società e l'ho avuta anche un po' nella tua reaction. Poi magari sono ipersensibile e magari non ci sono effettivamente degli elementi, degli esempi per avvalorare questa tesi. Perfetto, procedo subito a fare una storia Instagram in cui spoilerò a tutti quanti il gossip. Io faccio uscire questo gossip, faccio una quantità di views allucinanti. Sarà l'hashtag. Quando hai detto studiare, cioè, a parte studiare va bene, te lo posso concedere, non saprei neanche studiare cosa, vabbè, ma quando hai detto studiare tecniche di comunicazione, che schifo! No, confrontarsi, sì, confrontarsi con persone di cui si rispetta il giudizio, sì, sempre e comunque, e quella è l'unica cosa. Come credeva Socrate, no? Tanto per fare i sofisticati, la ricerca della sapienza può solamente nascere dal dialogo, solo così. E per quanto riguarda, a proposito di dialogo, mandami le canzoni su cui vuoi un feedback, così quando ci becchiamo, non ho capito se ci becchiamo domani, saprò dare un feedback a voce senza fare sta guerra di audio. Scusami, fermo il tuo audio. Studiare tecniche di comunicazione, bro, vuol dire, cioè, per come lo intendo io, vuol dire provare banalmente un approccio in una discussione e vedere se porta a un risultato e se non porta al risultato sperato, alla prossima discussione provare un altro. Fine. Questo è il massimo di studio delle tecniche di comunicazione a cui mi riferisco, vecchio fanculo, i libri, vecchio fanculo, scienze della comunicazione che sono stronzate da pubblicitari falliti. Però studiare vuol dire anche confrontarsi con persone di cui non si rispetta il giudizio, però ti assicuro che è un gran esercizio, vecchio. Cioè, io le mie tecniche di comunicazione non le ho studiate sui libri, non le ho studiate a scuola, le ho studiate semplicemente in ore di noiosissime assemblee, alla bar, nei collettivi o cose in cui hai davanti un deficiente che non sta capendo un cazzo e tu devi provare però a portare a casa un risultato, che sia una decisione dell'assemblea, che sia una data, una manifestazione, che sia qualunque cosa. Quello è stato il mio studio e secondo me ha dato i suoi frutti, bro. E appunto, non è uno studio che si riesce a fare da soli oppure sui libri, ok? Ma è lo stimolo che volevo darti, appunto, mettiti in gioco anche su questi temi con le persone della tua vita, diciamo, reale e anche magari con il pubblico, di cui non rispetti magari il giudizio, perché è una buona palestra, sono buoni esercizi. Citare Socrate e poi dire fare i sofisticati, considerato che sofisticato viene dal termine sofismo, che era una corrente, diciamo, filosofica a cui Socrate si opponeva con fermezza, demarca una tua, come dire, provincialità piuttosto evidente. No, no, che si rispetta il giudizio nel senso che sono persone che riescono a fare degli argomenti, cioè nel senso che hanno un parere utile, non appunto quella persona che dice: ah, sei solo un razzista di merda, non capisci un cazzo, per dire, però una persona che crea un dialogo. Quindi anzi, persone che non la pensano come te, e capire per quale motivo, però persone che non la pensano come te, che però riescono a fare un'autoanalisi di quello che pensano, perché molte persone pensano cose, non sanno perché le pensano, le blaterano e bella, e non ci puoi fare un cazzo. Ok, ti mando volentieri le mie canzoni, ok, ne parliamo domani a voce, anche se devo dire che questa cosa degli audio così, ero molto scettico all'inizio, ma è interessante perché comunque è un modo un po' più fluido, però che assomiglia un po' al meccanismo degli interventi in un'assemblea, cioè tu sei costretto comunque ad ascoltare tutto l'intervento dell'altro, ovvero l'audio.
E poi hai la tua risposta, che comunque hai, se vuoi, puoi pensare, non devi per forza buttarla di getto, e quindi ti dirò, da non sottovalutare questa modalità, un po' molesta, però interessante. Io però, ti assicuro, vecchio, che è un gran esercizio anche riuscire a convincere una persona che non la pensa come te ed è stupido come un sasso. Ti assicuro che se riesci a fare quella cosa, sei un grande comunicatore, secondo me. Modestamente un paio di volte ci sono riuscito. Fermo il tuo audio a fare i sofisticati? No, vabbè, no, cosa mi stai per dire? Mi stai forse per dire che tirar fuori il dissing che ci avevano i sofisti contro Socrate? Ti prego, no, vecchio, cioè stai esagerando. E altre 10.000 volte no, ovviamente. Però, appunto, rientra nel concetto di studio, secondo me. Pessimo, sei pessimo, fai cagare. Fai cagare. No, davvero, cioè, comunque c'è una meta discussione, confermo, interessantissima questa modalità di dialogo, è interessantissima, vecchio. E io ti dico soltanto che questa conversazione di audio potrebbe, non dico diventare un video, non hai in nessun modo il mio permesso di farlo, non ancora, ma tra qualche anno questa conversazione potrebbe diventare veramente un esempio. Non so di cosa, ma un esempio. Potrebbe essere iconica, e comunque sì, bro. Quanto cazzo sono forte. Anzi, guarda, hai il mio permesso per usarla, perché secondo me, ecco, sarebbe un bel video spiegazione. Pensava che un video spiegazione in cui scorri fondamentalmente, fai andare gli audio di questa cosa, sarebbe una bella possibilità per esprimere il tuo punto in maniera più approfondita, per niente banale, per niente scontata. Prego, vecchio, sono 5 euro per questa idea. Però sì, quindi hai, se vuoi il mio permesso, devi modificare la mia voce proprio violentemente, nascondere ovviamente la mia foto e correggermi anche l'area moscia. Devo essere irriconoscibile. Con queste condizioni hai il mio permesso. Super gay, vabbè, lasciamo stare. Però sì, no, io infatti sono sempre stato pro sui gruppi, cioè tipo con i miei gruppi di Brera che si volevano sempre beccare dal vivo per dialogare, cose. Io sono tipo, raga, cioè facciamo degli audio sul gruppo, così appunto tutti quanti hanno il tempo per ascoltarli, tutti quanti hanno il tempo per intervenire, che il problema che io soffro di più in assoluto alle assemblee, nonostante io sia un grandissimo egocentrico e alzo sempre la voce, cerco sempre di parlare e cosare, è che appunto quando vedo qualcuno che è troppo infuocato nel suo discorso, non ho voglia, cioè nel senso non è che non ho voglia, però non trovo l'utilità di intromettermi nel discorso e dire la mia, perché non c'è un vero e proprio dialogo, mentre quando si è con due persone dal vivo il dialogo secondo me è perfetto, tre al massimo, ma anche già tre è troppo. Però quando si è in un gruppo il dialogo è in mano al più forte, cioè per forza di cose, non c'è proprio scampo a questa cosa. Invece con gli audio anche il timidino del cazzo può mandare il suo audio, farsi coraggio e dire la sua. Secondo te non ho già pensato a fare un video dialogo con audio? Pensi di essere originale? Pensi di avere delle idee innovative? Tu non sei niente. Sei un oggetto, sei solo uno stupido oggetto, Nixolinas. No, no, bro, non ti nascondere dietro il dito, non è che non trovi l'utilità, non ne hai voglia ed è super legittimo, bro. Però non mi parlare, cioè non dare nomi diversi alle cose, non ne hai voglia. E ti dico, superare quel non averne voglia è un ottimo esercizio. Ora basta, non apriamo per favore un dialogo su qual è il modo migliore per dialogare, che io vorrei guardare la mia serie dell'Attacco dei Giganti, che c'è la nuova stagione. Ti saluto, ci sentiamo domani, magari dopo cena, se a te va bene. Ma non ti devi permettere di dirmi che sono un oggetto testa di cazzo, io ti rovino, vecchio, cioè, non volevi, cerchi di celare il tuo lato sensibilone così, vecchio, io ti
ti sputtano, vecchio. Io ho una vita che faccio il sensibilone, vecchio. Te pensi di poter fare il sensibilone qui in privato con me? Vecchio, io ti rovino. Se esce che io sono un sensibilone, le mie canzoni vendono solo di più. Se esce che tu sei un sensibilone, vecchio, verrai sfottuto dalla tua stessa community come gay, beta, sottospecie di uomo. Questo doppio taglio del macismo, eh? A non prestarci attenzione. Pezzo di merda. Dai, dai, allora la seduta è tolta, ci sentiamo. No, se vuoi ci vediamo anche domani. Io studio, però tendenzialmente dopo una certa ci sono nel pomeriggio. E quindi dai, possiamo provare a organizzare una birra. L'unica cosa, forse mi devo vedere che forse. No, che mi aveva chiesto se ci bevevamo una birra, però cioè, se riusciamo a incastrare le due cose, top. Cioè, se riesco a incastrare le due cose, non voglio costringerti a una birra, anche se è una delle persone che in questo periodo frequento, chiacchiero e che stimo di più. Quindi in realtà, se è piacere, volentieri, unisciti a noi. Quindi, se ci riusciamo a vedere, top, se no ci sentiamo domani sera. Adesso ti invio le canzoni. Hai Telegram? Perché è dannatamente comodo Telegram, perché posso passare anche file piuttosto grossi, mentre qui su schifo WhatsApp no. Se non hai Telegram, dammi la tua mail. Per il resto, buon attacco dei giganti, io vado a letto, quindi buona serata e buonanotte, ciao.